alla cerimonia del 207° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ed è qui con noi il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, vice capo del 5° reparto Relazioni Esterne. Buongiorno signor generale. Buongiorno a tutti e grazie per essere collegati con noi. 207 anni di storia, quello di oggi è davvero un compleanno importante, comandante. Certo, sicuramente è un compleanno importante, ma me lo lasci dire, un compleanno soprattutto diverso. Oggi è anche un'occasione per stringerci ancora una volta a tutte e tutti coloro che hanno perso un caro in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria. Pertanto il nostro primo pensiero va a tutti loro, ma anche a quelle persone che stanno ancora combattendo negli ospedali e a chi con grande sacrificio, con grande dedizione, lavora in prima linea. Certo, anche per l'Arma dei Carabinieri è stata, questo possiamo dirlo, una stagione particolarmente difficile. Certamente, anche noi ancora una volta abbiamo pagato un duro prezzo al nostro impegno. Il Covid, pensi, si è portato via 30 nostri colleghi e ad oggi sono oltre i 12.000 il numero dei contagiati, davvero tanti. Abbiamo dovuto affrontare una situazione complessa, una situazione che era nuova anche per noi e quindi abbiamo un po' dovuto rimodulare il nostro servizio cercando di ascoltare, di soddisfare tanti bisogni e di garantire al tempo stesso sempre una presenza rassicurante. Me lo lasci dire, siamo stati attori di gesti senza suono, gesti concreti di vicinanza e di solidarietà sia nelle grandi che nelle piccole comunità, direi fino anche nelle località più remote. Su cui spiccano 46 croci dell'Ordine Militare d'Italia. E 121 medaglie. Come dicevamo, siamo in diretta dal piazzale della De Tommaso, quella che a molti è nota come la scuola Allievi Carabinieri. Questa è una sede storica. Sì, questa è una sede storica situata nel cuore di Roma, nel quartiere Prati, a due passi dal Vaticano ed è intitolata alla memoria del capitano Orlando De Tommaso, medaglia d'oro al valor militare che cadde eroicamente nel 1943 durante l'occupazione fascista di Roma a Porta San Paolo. Che prosegue tutt'oggi a seguito della riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato. La cerimonia che si svolge oggi qua davanti a noi è in forma ridotta a causa della pandemia Covid. Tuttavia, grazie all'impegno congiunto, si svolge senza perdere il suo fascino. Stiamo vedendo adesso i vari reparti schierati. Ce li può descrivere, comandante? Sì, abbiamo un reparto di formazione che è composto dalla banda dell'Arma dei Carabinieri, in formazione ridotta con 24 direttori di orchestra, un reparto in armi della Scuola Allievi Carabinieri di Roma e sono presenti al lato della tribuna il medagliere dell'Arma dei Carabinieri, la bandiera dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Militari dell'Arma. Me lo lasci dire, questo è un ente morale che assiste, pensi, circa 1200 orfani sino al compimento degli studi, compresi quelli universitari, e si avvale del contributo mensile di tutti gli appartenenti all'Arma, sia in servizio ma anche a quelli in congedo. E infine poi c'è il labaro dell'Associazione Nazionale Forestali che testimonia i quasi 200 anni di impegno profuso a tutela dell'ambiente e che prosegue a tutt'oggi anche a seguito della riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato dell'Arma dei Carabinieri avvenuta nel 2017. Che si inserisce nei ranghi. Ora ascoltiamo in silenzio l'inno nazionale con l'insediamento della bandiera. Onori alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri.
Fianc! Il tricolore, l'inno nazionale, al loro cospetto, è sempre forte la nostra emozione. Sì, è sempre un momento toccante quando sfila il nostro vestito tricolore. Del resto la nostra istituzione ha attraversato più di due secoli di storia d'Italia. Sicuramente ha partecipato a tutti gli avvenimenti più importanti. Il nome Carabinieri deriva dal tipo di arma all'epoca in dotazione, la carabina. I colori del pennacchio, rosso e blu, furono scelti il 25 giugno 1833 da Re Carlo Alberto. I carabinieri diventarono arma dell'esercito. È stato l'8 maggio 1861. L'alfiere della bandiera. Sì, mi fa ritornare alla mente, mi fa anche un po' emozionare quello che per me è stato e lo è tuttora motivo di grande orgoglio. Mi creda, essere l'alfiere della bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri è davvero un grande privilegio, è davvero un grande onore. Per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, con la seguente motivazione: rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia. Così ancora oggi l'arma conserva la duplice funzione di forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza a vocazione territoriale con proiezione internazionale, pienamente partecipe dei sistemi di sicurezza interna e di difesa esterna Consiglio. Della nazione. Mario Draghi, il professor Draghi, ancora qualche curiosità, comandante. Nei secoli fedele, di fronte alla tribuna campeggia la scritta caratteri cubitali. Questo è il motto dei carabinieri? Sì, è il motto che è stato creato nel 1914 in occasione del primo centenario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri dal capitano Cinisio Fusi e per la medaglia proprio commemorativa dell'evento. Venne poi successivamente concesso quale motto araldico dal re Vittorio Emanuele III all'arma il 10 novembre del 1933. Ancora una curiosità, comandante, l'appellativo Benemerita? No, mi fa piacere che mi fa questa domanda perché è un po' una delle più ricorrenti, segno che è un appellativo ormai entrato a far parte del linguaggio comune. Ci sono due ipotesi, la prima ipotesi che l'appellativo derivi spontaneamente dalla riconoscenza popolare. La seconda ipotesi è che l'utilizzo venne fatto per la prima volta nel 1864 in sede parlamentare proprio per sottolineare l'opera meritoria dell'allora Carabinieri Reali, professor Mario Draghi, che passa in rassegna lo schieramento accompagnato dal ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini, dal consigliere militare del presidente del Consiglio dei Ministri, generale di Corpo d'Armata Luigi Deleverano, e dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi. Ecco il presidente Draghi, sta avvicinandosi alla bandiera e renderà omaggio. Reparto Atten, presenta onori al presidente del Consiglio dei Ministri.
Ecco il comandante del reparto di formazione, il capitano Pasquale Penna, che esce dai ranghi per rendere gli onori al Presidente del Consiglio. Bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri, reparto di formazione con banda, pronti per la rassegna. Ecco il Presidente del Consiglio che rende omaggio alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri. Reparto saluta ancora il Presidente del Consiglio e rientra nello schieramento. Reparto riposo. Si dà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, onorevole professore Sergio Mattarella. Reparto atten. Con professionalità e abnegazione l'Arma dei Carabinieri si è adoperata attraverso le sue articolazioni per contrastare l'emergenza sanitaria che ha condizionato così significativamente la vita del Paese negli ultimi 15 mesi. Dalla vigilanza del rispetto delle misure per contenere la diffusione del virus all'assistenza delle fasce più fragili della popolazione, dalla consegna di tablet agli studenti per la frequenza delle lezioni a distanza, alla creazione di centri per i tamponi e per la somministrazione dei vaccini, ai numerosi servizi finalizzati alla distribuzione dei sieri e dei dispositivi di protezione. I carabinieri sono stati in prima linea. Preziose sono risultate le specifiche competenze del Comando Carabinieri per la tutela della salute e di grande rilievo è stato anche l'operato del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che ha contribuito al rispetto delle misure precauzionali anti-Covid-19, favorendo la ripresa delle attività produttive in un'adeguata cornice di sicurezza per la salute dei lavoratori. Per lo straordinario impegno e la dedizione nel garantire il rispetto delle norme poste a salvaguardia dei rapporti di impiego, delle prestazioni d'opera e per i risultati operativi conseguiti nel contrasto allo sfruttamento illecito delle maestranze e all'odioso fenomeno della tratta degli esseri umani. La bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri, a cui rendo il mio deferente omaggio, è stata insignita della medaglia d'oro al merito civile. L'Arma ha continuato nell'impegno diretto a individuare e attuare efficaci strategie di contrasto alle diverse forme e minacce criminali, attratte dalle opportunità di profitto dovute anche alle difficoltà attraversate dal Paese, impegnando tutte le sue componenti territoriali, mobili, speciali e investigativi per la tutela della legalità e dei diritti dei cittadini. La riconosciuta competenza e affidabilità nelle operazioni di mantenimento della pace nelle aree di crisi e nella formazione delle locali forze di sicurezza si è espressa ancora una volta nelle missioni internazionali a cui l'Italia partecipa.
In questo 207° anniversario di fondazione dell'Arma, rivolgo un commosso pensiero a tutti i carabinieri che hanno testimoniato con l'estremo sacrificio il loro attaccamento alla patria e alle istituzioni e a quanti sono stati feriti. Ai loro familiari rinnovo l'affettuosa vicinanza e la riconoscenza della Repubblica. Alle donne e agli uomini dell'Arma in servizio e in congedo e alle rispettive famiglie giungano i più fervidi auguri e la gratitudine di tutti i concittadini. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva la Repubblica. Roma, 5 giugno 2021. Ecco, il presidente Mattarella nel suo messaggio ha sottolineato come l'Arma dei Carabinieri, attraverso tutte le sue articolazioni, abbia contrastato l'emergenza sanitaria con grande professionalità e abnegazione. Parla il comandante generale. Comandante di riposo. Parto. Riposo. Signor Presidente del Consiglio, è motivo di grande soddisfazione accoglierla stamane per celebrare i 207 anni dalla fondazione dell'Arma. La sua presenza gratifica l'impegno di tutti i carabinieri e ci sostiene nel nostro quotidiano servizio a favore degli italiani. Grazie di cuore, signor Presidente, per essere qua. Gli stessi sentimenti di riconoscenza rivolgo al Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini, al Ministro dell'Interno, consigliere Luciano Lamorgese, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Luigi Di Maio. Li ringrazio per la costante attenzione con la quale seguono e indirizzano per la parte di competenza le attività dell'Arma. Un saluto ai Presidenti delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Un caloroso benvenuto ai Capi di Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina, al Segretario Generale della Difesa, al Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al Comandante Generale della Guardia di Finanza e al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con i quali condivido la responsabilità per la sicurezza del Paese. Il saluto più cordiale a tutte le autorità militari e civili che hanno colto il nostro invito. La loro presenza attesta la stima che l'Arma riscuote negli ambiti istituzionali. Un sentito grazie ai miei predecessori e a tutti coloro che sono collegati in diretta streaming, in particolare ai carabinieri che stanno seguendo numerosi la cerimonia in ogni luogo della nostra bella Italia. Nella cornice di questa celebrazione desidero svolgere due brevi riflessioni. La prima sul rapporto storico tra i carabinieri e gli italiani, la seconda rivolta alle azioni prossime e future dell'Arma. Svolgiamo questa cerimonia nelle forme che il Covid ci consente, una celebrazione sobria ma non per questo meno solenne, certamente connotata da ottimismo per la ripartenza del Paese. I carabinieri, che per oltre due secoli hanno accompagnato la storia della nazione e la quotidianità degli italiani, non faranno mancare il loro apporto anche in questo delicato momento, ispirati come sempre ai migliori valori dell'Italia, solidarietà, laboriosità e ingegno. Valori che connotano l'identità nazionale di cui le stazioni carabinieri sono simbolo e parte integrante. Valore che qualifica con orgoglio l'aggettivo italiano nel mondo, anche nei tanti contesti di crisi dove i carabinieri, al fianco delle altre forze armate, continuano a distinguersi per altruismo, generosità e empatia. Attività rischiose svolte anche tutela delle ambasciate italiane nel mondo e del personale diplomatico, come ci ricorda il sacrificio del carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo assieme all'ambasciatore Luca Attanasio nel corso di una missione a sostegno di un progetto umanitario. Questi valori condivisi hanno reso la nostra istituzione davvero l'Arma degli italiani, come ebbe a dire Sergio Zavoli, e ci hanno guidato anche nello smarrimento procurato dalla pandemia. In una condizione del tutto straordinaria, i carabinieri hanno fermato una volta di più la propria originaria vocazione. Infatti, le regge patenti del 1814, nel sancire l'istituzione dell'Arma, assegnarono ai carabinieri il compito di garantire, così recita, il buon ordine e la pubblica tranquillità per contribuire alla maggiore felicità dello Stato. La felicità dello Stato. La felicità dello Stato è un concetto che appartiene all'Arma da sempre, tanto antico quanto attuale, giunto sino ai nostri giorni intatto per evocare il legame profondo tra i cittadini e i propri carabinieri
emblematicamente rappresentato la bandiera qui schierata. In nome di questo legame, durante l'emergenza sanitaria, nessuna delle 5.500 stazioni ha cessato le proprie attività. Una scelta istituzionale corale, condivisa dai carabinieri di ogni grado, tutti consapevoli della necessità di raggiungere ovunque ogni cittadino, perché nessuno si sentisse abbandonato. Nell'emergenza abbiamo proseguito i nostri servizi di prevenzione e di contrasto al crimine e concorso a controllo delle misure anti-Covid. Ma abbiamo fatto di più, abbiamo anche fatto il possibile per corrispondere alle più immediate esigenze dei cittadini. Abbiamo trasportato medicinali e bombe d'ossigeno su richiesta delle strutture sanitarie, distribuito alle famiglie tablet affinché i ragazzi potessero seguire le lezioni a distanza. Abbiamo assistito gli anziani, a cittadini anziani e vulnerabili che dimorano nelle più remote località e sono impossibilitati a muoversi. Questo è il nostro modo di prenderci cura del paese in difficoltà. I comandanti di stazione, che a breve saranno premiati, sono il simbolo di questo slancio. Un impegno però non privo di rischi. Ad oggi sono oltre 11.000 i carabinieri contagiati e 30 deceduti per o con Covid. A loro va il nostro riconoscente pensiero che accomuna al ricordo di tutti i caduti dell'arma. Uomini che non si proponevano di diventare eroi, ma che nel momento del bisogno sono rimasti fedeli a quell'ideale di bene comune che intendevano costruire e difendere indossando questo uniforme. Non potremo colmare il vuoto dell'affetto perduto, ma i loro cari dico che la memoria di quel sacrificio rimarrà per sempre nei nostri cuori. Seconda riflessione. La crisi ha costretto il Paese ad un passaggio stretto e difficile, ma la storia ci insegna che le crisi sono anche il momento delle scelte decisive per cogliere nuove opportunità. Per questo l'Arma guarda oggi al rilancio del Paese, attenta ad affrontare gli aspetti di sicurezza nei settori trainanti della ripresa: il lavoro, l'innovazione digitale, la transizione ecologica e gli investimenti economici. Alcune brevissime considerazioni. Il lavoro può crescere solo nella dignità delle occupazioni. Non è privo di significato che il più antico dei reparti speciali dell'Arma sia proprio il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, costituito nel 1926. Un impegno lungo quasi un secolo che trova oggi il più prezioso riconoscimento nella medaglia d'oro al merito civile concessa alla bandiera dal Presidente della Repubblica, al quale va il mio grato e deferente pensiero per la sensibilità espressa. Altro aspetto, dicevo, riguarda l'innovazione digitale. Esso ha favorito ogni attività superando le difficoltà del distanziamento sociale, ma ha anche generato nuove insidie. C'è una sicurezza da migliorare attraverso la tecnologia, ma al contempo una sicurezza da preservare nonostante la tecnologia. Per questo l'impegno dell'Arma sarà sempre più rivolto allo spazio virtuale, per imprimere efficienza ai propri servizi a vantaggio dei cittadini, ma anche per contrastare l'uso ostile della rete da parte della criminalità enormemente cresciuto durante la pandemia. Quanto alla transizione ecologica, nell'era del rapporto critico tra l'uomo e le risorse naturali, i carabinieri esprimono, per struttura e per capacità, la polizia ambientale nell'ambito del sistema della sicurezza nazionale. Siamo determinati a svolgere un ruolo decisivo a tutela dello sviluppo sostenibile, anche per iniziative di diplomazia ambientale nell'ambito degli indirizzi del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, potendo mettere a disposizione di altri Paesi le competenze davvero uniche del comparto forestale dell'Arma. Per ultimo, gli investimenti economici. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'opportunità unica per la Nazione. L'Arma, in piena di unità di intenti con le altre forze di polizia e con gli organismi di informazione per la sicurezza, rivolgerà la massima attenzione investigativa e di prevenzione per proteggere le ingenti risorse stanziate dalla potenziale aggressività degli interessi criminali. Diamo corso a tutte queste azioni con lo sguardo rivolto al futuro dei nostri giovani, ai quali dobbiamo trasmettere fin da oggi il prezioso sentimento della fiducia. Certe cose, diceva il generale Dalla Chiesa, il nostro generale Dalla Chiesa, si fanno per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli. Signor Presidente, vorrei concludere ricordando di nuovo quella missione a contribuire alla maggiore felicità dello Stato affidata ai carabinieri oltre due secoli fa.
C'è un'economia della felicità che non fa coincidere il benessere di un paese con la sua ricchezza. Questa ne è una condizione, a patto che si combini con la giustizia, l'eguaglianza, la tolleranza, l'esercizio condiviso dei diritti da parte di tutti i cittadini. Nel momento in cui stiamo riprendendo in mano le nostre vite, il carabiniere sarà pronto a sostenere tutto questo, ad essere, come da 207 anni, la sicurezza tranquilla della nazione. Lo farà con assoluta trasparenza, perché la fiducia degli italiani deve essere custodita in una casa di vetro, come ho avuto modo di sottolineare più volte. Lo farà con quello spirito di coesione che è la migliore espressione della militarità dell'arma e unisce tutti i suoi appartenenti nella convinta adesione alle responsabilità istituzionali. Lo farà con l'amore per l'Italia, quell'amore che lei, signor Presidente, ci ha ricordato, un amore che ci unisce tutti nel vibrante desiderio di rinascere. Per questo ora, rivolgendomi direttamente ai miei carabinieri, dico loro grazie. Grazie per la dedizione di ogni giorno, grazie per l'energia che spendete, grazie per la forza con la quale sostenete molti sacrifici, grazie per il coraggio con cui affrontate i rischi del servizio. Soprattutto grazie per il cuore con il quale siete vicini agli italiani. Siate orgogliosi di essere carabinieri accompagnando il sogno di rilancio del nostro grande paese. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia! Il comandante generale, come abbiamo visto, ha ringraziato più volte tutti i carabinieri per il loro coraggio e per il loro sacrificio. Ha aggiunto: la nostra dedizione è stato il nostro modo di prenderci cura del paese in difficoltà. Prende la parola il ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini. Reparto, atte! Grazie comandante, di riposo. Parto, riposo. Signor Presidente del Consiglio, desidero innanzitutto porgerle il saluto delle Forze Armate e mio personale ed esprimerle la nostra gratitudine per la sua presenza, segno dell'attenzione e della vicinanza che lei riserva all'Arma dei Carabinieri e più in generale alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato, il cui personale, me lo lasci dire, costituisce certamente una delle più alte rappresentazioni di quello spirito di sacrificio e di quello spirito repubblicano cui lei fin dal suo insediamento ha fatto spesso riferimento. Saluto e ringrazio per la loro presenza il ministro Luigi Di Maio, il ministro Luciano Lamorgese e tutte le autorità civili, militari e religiose che testimoniano ancora una volta la stima e l'affetto sincero nei confronti dei carabinieri in un momento così importante della vita dell'Arma. Saluto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teoluzzi, che ringrazio per averci ospitato oggi in questa prestigiosa caserma, sede della Legione Allievi Carabinieri e custode della bandiera di guerra dell'Arma, alla quale rivolgiamo il nostro deferente omaggio. Celebriamo oggi l'anniversario della fondazione dell'Arma, in un periodo sicuramente molto particolare. Stiamo provando ad uscire, dopo difficoltà e sacrifici, non ancora pienamente alle nostre spalle, da una fase delicatissima per il Paese e per ognuno di noi. Sentiamo forte la voglia dei cittadini di riappropriarsi dei propri spazi, della propria vita, per tornare a guardare al futuro con fiducia e con speranza. Il desiderio di uscire dalla crisi sociale ed economica che contraddistingue questa fase deve trovare il supporto e l'impegno di tutte le istituzioni. L'Arma, anche in questo contesto, costituirà sicuro punto di riferimento come istituzione a presidio della legalità, attenta ad ogni forma di insicurezza, confermando la tradizione di coraggio, dedizione e sacrificio che ha caratterizzato la sua storia a servizio del Paese. Desidero rivolgere un saluto affettuoso a tutti i carabinieri, quelli qui presenti e quelli che ci seguono a distanza, impegnati nelle numerose attività sul territorio nazionale e all'estero. Allo stesso modo, saluto e ringrazio le loro famiglie, che quotidianamente sostengono i propri cari nella loro missione, tanto onerosa quanto gratificante. Con gli stessi sentimenti, voglio indirizzare un pensiero commosso e carico di riconoscenza a tutti i caduti dell'Arma nell'adempimento del dovere, che in ogni tempo e in ogni luogo hanno onorato il Paese fino all'estremo sacrificio, così come i tanti feriti in attività di servizio.
Mi stringo in un abbraccio ideale alle loro famiglie, cui va rinnovata la nostra più sincera solidarietà, oltre che l'affetto e il sostegno della nazione. Desidero qui rivolgere un saluto particolare alla signora Rosa Maria Esilio, moglie del vice brigadiere Mario Cercello Rega, caduto tragicamente in servizio, alla quale rinnovo il mio personale e più sentito cordoglio e la vicinanza di tutta la famiglia della difesa. Lo scorso 17 marzo abbiamo celebrato i 160 anni dell'Unità d'Italia e il prossimo 4 novembre sarà il centenario del Milite Ignoto. Occasioni che mi offrono lo spunto per sottolineare come i Carabinieri abbiano fornito un contributo determinante alla nascita dello Stato unitario, per poi accompagnare tutte le tappe fondamentali della storia del nostro Paese. Dal Risorgimento alla nascita della Repubblica, dalla lotta contro il terrorismo a quella contro la criminalità organizzata, fino alla partecipazione alle missioni internazionali di pace, il valore dei Carabinieri è rimasto immutato nel tempo, segnando alcuni degli episodi più importanti della storia del nostro Paese. Già durante il processo di unificazione, la tipicità dell'arma quale forza di polizia militare in servizio di pubblica sicurezza fu apprezzata a tal punto da estendere la struttura organizzativa, incentrata sin da allora sulle stazioni, in tutti i territori che diventavano via via parte del nascente Stato italiano. Da allora, attraverso un modello organizzativo diversificato, moderno ed efficiente, le stazioni di Carabinieri si sono confermate un vero e proprio patrimonio delle comunità, capaci di soddisfare al meglio le istanze di sicurezza e prossimità provenienti dalla società, attraverso un intenso scambio di relazioni umane che vanno anche oltre i compiti che la legge affida loro. Ed è proprio questo il valore aggiunto delle 4.900 stazioni tenenze presenti nelle città più grandi, come nelle realtà più piccole del nostro Paese. La capacità di ascolto, di rassicurazione sociale, ma anche la determinazione e la risolutezza, oltre che una riconosciuta professionalità ed dedizione, come dimostra l'azione concreta nel contrasto alle insidiose manifestazioni della criminalità e nella difesa della legalità e della sicurezza delle persone. Colgo l'occasione per ringraziare qui anche tutte le altre forze di polizia per il servizio quotidiano che insieme all'arma prestano a favore dei cittadini. In 207 anni di vita, l'Arma dei Carabinieri ha mantenuto la stessa missione e la medesima connotazione organizzativa, una traccia permanente di indiscussa solidità, sottesa alla cronaca delle migliaia di operazioni che tratteggiano la storia dell'istituzione. Tanti, tantissimi sono anche negli ultimi giorni i brillanti risultati operativi conseguiti, alcuni grandi, altri piccoli, taluni noti, altri meno noti, ma tutti frutto di un'incrollabile passione e di una costante attenzione all'adeguamento della presenza sul territorio a vantaggio delle aree maggiormente colpite da fenomeni di illegalità. Penso ad esempio all'inaugurazione di nuove caserme nelle aree più sensibili del territorio nazionale, presidio e garanzia della presenza dello Stato. Penso anche alla più recente inaugurazione del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Aquila, segno tangibile di un impegno e di un'attenzione che vede i Carabinieri operare non solo nel contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche nella salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale, nella tutela della salute, dei prodotti agroalimentari e del lavoro. Sulla scia della propria tradizione bicentenaria, l'Arma ha continuato a scrivere pagine gloriose di altruismo e dedizione, rinnovandosi nelle strutture e nella preparazione professionale, e adeguandosi alle dinamiche di cambiamento della nostra società. Non è un caso, infatti, che anche nella delicata gestione dell'emergenza epidemiologica, l'Arma, insieme alle altre articolazioni della difesa e dello Stato, abbia saputo rispondere alle esigenze della popolazione con assoluta concretezza e straordinaria capacità. Lo dimostra innanzitutto il fatto che in questi mesi particolarmente difficili per le nostre comunità, come ricordato prima il Comandante Generale, non sia stato chiuso alcun reparto sul territorio, né siano state ridotte le presenze presso gli uffici destinati al diretto supporto delle strutture operative, proprio al fine di preservarne la sicurezza e l'efficienza. Lo testimonia ulteriormente la circostanza che i Carabinieri sono stati tra i primi a intervenire, in ogni luogo, insieme alle altre forze dell'ordine, per il controllo del rispetto delle misure di contenimento,
preservando al contempo l'indispensabile dialogo con i cittadini a sostegno della coesione sociale del Paese. In una condizione del tutto inedita ha trovato ulteriore valorizzazione la vocazione di vicinanza dei carabinieri alle proprie comunità, anche attraverso le molteplici forme di assistenza concreta, dalla consegna di genere alimentare alle persone in difficoltà, al trasporto di medicinali e di bombole, fino al ritiro delle pensioni per i più anziani, senza dimenticare l'importante contributo fornito dall'Arma a supporto diretto della campagna vaccinale. Durante questo straordinario sforzo a favore delle nostre comunità, l'Arma ha pagato un prezzo altissimo. Sono 30 i carabinieri deceduti a causa del Covid e sono tantissimi i contagiati. Insieme a tutti i caduti dell'Arma sono la più chiara testimonianza di un incrollabile attaccamento ai più alti valori etici e morali, anche a rischio della propria vita. In questo senso ritroviamo tale impegno nelle motivazioni delle medaglie al valore e degli altri riconoscimenti che tra poco verranno tributati. Anche nel delicato contesto internazionale, la presenza dell'Arma dei Carabinieri insieme con le altre forze armate nelle molteplici missioni in cui siamo presenti è un ulteriore e importante elemento per la nostra sicurezza. In queste missioni l'Arma ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo, un ruolo riconosciuto nello svolgimento di attività di addestramento, monitoraggio, assistenza e consulenza a favore delle forze di sicurezza locali. I carabinieri sono presenti in 14 teatri operativi, dalla Somalia alla Palestina, dal Libano al Niger, con un modello operativo sempre più apprezzato e di comprovata efficacia e dimostrando quotidianamente prova di assoluta professionalità e umanità. Le numerose attestazioni di stima che ci giungono dalle più alte cariche istituzionali delle organizzazioni internazionali e dei paesi amici ne sono la più chiara testimonianza. Generale Luzzi, Carabinieri. Sin dalle sue origini l'Arma è stata percepita non solo come una componente dello Stato, ma come lo Stato stesso tra i cittadini. Al di là di ogni sforzo organizzativo, al di là di ogni successo operativo, ogni italiano continua a riconoscere nel Carabiniere il volto rassicurante dello Stato, al quale poter affidare la propria sicurezza e a volte la propria inquietudine. Nessuno, come il Carabiniere, ascoltando le preoccupazioni dei cittadini e delle comunità affidategli, è in grado di offrire loro vicinanza, attenzione e umanità in un rapporto unico, autentico ed antico. Questa è l'unicità dell'Arma. Occorre dunque essere costantemente e fedelmente all'altezza di questa chiamata e di questa tradizione. Sappiate quindi continuare ad essere gli interlocutori privilegiati delle nostre comunità, guardando al futuro con la forza e la determinazione che derivano dalla responsabile consapevolezza di rappresentare per ogni cittadino un'imprescindibile garanzia e un baluardo per la difesa del bene comune. A voi tutti rivolgo il mio sentito e sincero grazie, quello di tutta la difesa e dei cittadini italiani, profondamente consapevoli dello straordinario servizio che prestate in patria e all'estero a difesa della sicurezza, della legalità e della libertà. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Il Ministro della Difesa ha ribadito come l'Arma anche in questo contesto costituisce e costituirà sicuro punto di riferimento quale istituzione a presidio della legalità ed attenta ad ogni forma di insicurezza, lo Stato stesso tra i cittadini. Onorificenza alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri. Reparto attento. Presenta. Onori alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri. Thank you.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Mario Draghi, alla presenza del Ministro dell'Interno, prefetto Luciana Lamorgese, e del Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini, consegna la medaglia d'oro al merito civile, concessa alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione. Fedele custode dei diritti garantiti dalla Costituzione, l'Arma dei Carabinieri, attraverso il Comando per la tutela del lavoro, con eccezionale senso di abnegazione, offriva prova di straordinario impegno e ammirevole dedizione nel garantire il rispetto delle norme poste a salvaguardia dei rapporti di impiego, delle prestazioni d'opera e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegnato in complesse attività di controllo e investigative, il reparto conseguiva risultati di assoluto rilievo nel contrasto allo sfruttamento illecito delle maestranze e all'odioso fenomeno della tratta degli esseri umani. Le peculiari capacità professionali maturate nel tempo e le affinate metodologie di intervento permettevano al reparto di affermarsi anche all'estero come autorevole modello di riferimento, riscuotendo ovunque l'ammirazione dell'opinione pubblica, delle più alte autorità nazionali e degli organismi internazionali. Territorio nazionale ed estero 1926-2020. Presentato. Il Comando Tutela per il Lavoro è, come l'ha detto anche prima il signor Comandante Generale dell'Arma, è la più antica specialità ed è presente con tutti i suoi nuclei in ogni provincia. Svolge anche attività di controllo in collaborazione sia con l'INAIL che l'OLLINPS. Onori alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri. Riposo. Il Ministro dell'Interno, prefetto Luciana Lamorgese, alla presenza del Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini, procede alla consegna della medaglia d'oro al valor civile alla memoria al vice brigadiere Mario Cercello Rega. La ricompensa è consegnata alla moglie, signora Rosa Maria Esilio. Reparto, attenti! Ecco, questa è una vicenda che ha toccato veramente il cuore di noi tutti italiani. Sì, è stata una vicenda veramente toccante, è pur vero che sin dall'atto d'arruolamento noi siamo consapevoli che i rischi... Ha detto a una stazione carabinieri, durante un servizio esterno volto al contrasto della criminalità urbana, con eccezionale coraggio espresso del pericolo, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, due malviventi autori di estorsione. Nella circostanza uno di essi, armato di coltello, lo aggrediva proditoriamente, con estrema violenza, attingendolo a morte. Fulgido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. Roma, 26 luglio 2019. Ecco il ministro che consegna la medaglia, dicevo, dei rischi. Noi siamo consapevoli che corriamo nel svolgere questa professione.
però il vice brigadiere Cercello, insomma, aveva solo 35 anni. Era appena rientrato dal viaggio di nozze. Fian! Parto, riposo. Il ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini, procede alla consegna della medaglia d'argento al valore dell'arma dei carabinieri al sottotenente, ora tenente, Massimo Andreozzi. Parto, atte. Comandante di tenenza, evidenziando esemplare iniziativa e ferma determinazione, non esitava ad affrontare, insieme con altri militari, un uomo armato che in stato di alterazione psicofisica si era barricato all'interno della propria abitazione, minacciando di suicidarsi. Con fulminea azione ingaggiava violenta colluttazione, durante la quale l'esagitato esplodeva a due colpi di fucile, riuscendo a disarmarlo e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere. Mira, Venezia, 9 luglio 2020. Presentato. Un atto di coraggio, comandante. Ma senza dubbio un atto di coraggio, perché poi al di là dell'addestramento che ciascuno di noi svolge in situazioni del genere, io dico sempre bisogna trovarsi e soprattutto mantenere lucidità, mi passi il termine, sangue freddo. E anche buon senso per evitare che possano verificarsi effetti collaterali. Il ministro della difesa, con coinvolgimento onorevole Lorenzo Guerini, di vittime procede innocenti. Alla consegna di un riconoscimento a 6 marescialli comandanti di stazione che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dell'attività istituzionale, ricevendolo anche a nome di coloro che lo reggono, le oltre 5.500 stazioni carabinieri capillarmente diffuse sul territorio nazionale, quale presidio di sicurezza e legalità, luogo di ascolto, accoglienza e rassicurazione. Attraverso la partecipazione attiva alle dinamiche sociali e il dialogo con le comunità, rappresentano imprescindibili capisaldi del bene comune. I comandanti di stazione sono i protagonisti di questa encomiabile opera, primi riferimenti per i cittadini, interpreti delle leggi, del ruolo istituzionale e di una straordinaria umanità. Reparto, attento! Luogotenente carica speciale Giuseppe Frenna, comandante della stazione di Lampedusa, Agrigento. E davvero i comandanti di stazione sono il cuore pulsante dell'arma, come aveva sottolineato prima il comandante generale. Durante il periodo dell'emergenza pandemica nessuna delle 5.500 stazioni ha cessato le proprie attività. Carica speciale Sergio Passalacqua, comandante della stazione di San Gavino Monreale, Medio Campidano. I premiati che qui vediamo oggi sono coloro che si sono distinti, ma che simbolicamente rappresentano Gagliati, tutti i comandanti di stazione. Il comandante di stazione al quale maresciallo il cittadino si Alessandro Latino, comandante per della stazione avere di Cicagna, risposte. Genova. Maresciallo ordinario Nadia Brero, comandante della stazione forestale di Stazzano, Alessandria. Del resto, mi passi la battuta, nell'immaginario collettivo, in una piccola comunità, quattro sono le figure di riferimento: il prete, il farmacista, il sindaco e il maresciallo dei carabinieri. Vengono ora resi gli onori alla bandiera di guerra dell'arma dei carabinieri, che lascia lo schieramento. Reparto, attento!
Presento. Onori alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri. Parto riposo. Vengono resi gli onori al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lascia il luogo della cerimonia. Reparto attento. Ecco il comandante dello schieramento, Capitano Pasquale Penna, che rende gli onori finali al Presidente del Consiglio. Reparto presentato. Onori al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, il presidente Draghi sta uscendo e quindi la cerimonia si avvia al finale. E, ancora qualche domanda, comandante. Cosa spinge un giovane a diventare carabiniere? Ma diciamo che per tutti i ruoli c'è un corso di formazione che una volta superato possiamo tranquillamente dire non mancano le alternative. Si può essere impiegati presso l'organizzazione territoriale, stazioni, compagnie, comandi provinciali, ma anche i reparti speciali, come il tutela patrimonio culturale, i reparti investigativi, ma anche il gruppo intervento speciale o addirittura paracadutisti. E invece le donne nell'arma, questo è un capitolo che è iniziato circa 20 anni fa. Sì, circa 20 anni fa, oggi sono quasi 5.000 le donne con gli alamari, e ricoprono tutti i ruoli e sono presenti in ogni settore dell'organizzazione della nostra istituzione. Signor Generale, siamo al commento finale. Sì, chiuderei con le ultime parole dell'intervento del Comandante Generale, il quale, rivolgendosi ai suoi carabinieri, li ha ringraziati per il cuore con il quale sono stati vicini agli italiani. E prima di chiudere faccio un ringraziamento anch'io personale a tutti coloro che si sono collegati con noi, e con l'augurio, la speranza che il prossimo anno si possa festeggiare, passata questo periodo di emergenza sanitaria, anche con il nostro tradizionale carosello storico a cavallo, che è davvero uno spettacolo unico. Grazie a tutti e al prossimo anno. E a proposito di carosello, grazie alla regia vi stiamo proponendo una breve anticipazione di quello storico eseguito dal 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Una rievocazione storica unica nel suo genere che si ripete dal 1933.
È uno spettacolo imperdibile che potrete seguire in versione integrale sui nostri social. Quindi restate con noi, buon proseguimento e viva l'arma!